ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ritorno dopo la sosta è amaro per una Vastesi opaca e che cade al cospetto del Tolentino. Gara non bella e nella quale i marchigiani sfruttano un episodio nel primo e uno nel finale per portarsi a casa l'intera posta in palio. Al primo e quasi unico squillo, minuto 14 della frazione iniziale, il Tolentino passa. Il piazzato di Severini sul primo palo vede la risposta di Di Rienzo, miracoloso, con l'ausilio del palo, anche sulla ribattuta sotto misura di Zammarchi. Nulla può, tuttavia, sul tap-in, a quel punto semplicissimo, di Padovani, che porta i cremisi in vantaggio. Il tutto in 45 minuti, durante i quali la Vastese non trova quegli spiragli che servirebbero per bucare. La retroguardia ospite in leggere ambasce, solo al 45esimo, quando Ceccacci pennella per la testa di Di Filippo, la cui girata da buona posizione è alta. D'Addario lascia negli spogliatoi Sansone per Monza, padroni di casa più aggressivi che protestano, prima per un contatto su Di Filippo, poi per un possibile tocco di mani in area. L'ingresso di Alonzi per Pierpaoli ha il compito di dare ulteriore sostanza alla finalizzazione della manovra aragonese, i cui segnali però sono quelli lanciati dalla girata di Stivaletta contrastato al momento della battuta verso Bucossi. La spinta biancorossa tuttavia non è mai continua e ordinata, è fatta prevalentemente di fiammate come il cross di Ceccacci e la battuta imprecisa di Alonzi sotto misura. Il Tolentino si chiude e riparte, Cicconetti, entrato per Zammarchi, tenta la via della rete centralmente, l'opportunità ghiotta l'avrebbe Alessandro a 8 dal 90esimo, il rilancio di Altobelli lo pesca in buona posizione, ma il lob è fiacco e Bucossi può chiudere la saracinesca. E il finale, se possibile, è persino più amaro, perché il traversone basso di Severini trova la deviazione fortuita di Allegra nella propria porta per uno 0-2 che penalizza eccessivamente una Vastese battuta e che dovrà riordinare le idee in vista della trasferta di San Benedetto di mercoledì pomeriggio. Per una serata ci gustiamo il secondo posto e andiamo avanti così. L'obiettivo societario era la salvezza, valorizzazione giovani, cioè, questi fino adesso l'abbiamo portato a casa. E adesso dobbiamo soltanto continuare a lavorare, umiltà giusta, testa giusta, perché il calcio è una brutta bestia. Ci sono tante partite, a sporcarle è un attimo, noi non dobbiamo sporcare niente. Domattina ci alleniamo, testa a fan, anche se può festeggiare, però i ragazzi hanno un gran cuore, una grande determinazione, continuiamo così.